Ciao a tutte ragazze, allora oggi volevo registrarvi il video spacchettamento, o come lo vogliamo chiamare, del mio primo ordine Kiko. Ho preferito fare un ordine invece di andare al negozio e comprare perché sul sito ci sono più colori, poi sinceramente arrivava a casa, io la Kiko ce l'ho abbastanza lontana, devo andare a Salerno o al Vulcano Buonannola oppure al centro campagna e sinceramente non ci vado tutti i giorni, cioè chissà da quando andavo, magari andavo pure a saldi finiti. Sono già andata una volta al centro campagna, c'era l'ira di Dio perché era tipo il secondo giorno di saldi, quindi vi lascio immaginare tutta la gente che c'era. Il mio fidanzato poi era un po' scazzato, cioè si scocciava di aspettarmi, quindi ho preferito fare l'ordine online. Quest'ordine mi è stato regalato da lui, cioè dal mio fidanzato, perché ha iniziato a lavorare, ha preso il primo stipendio e mi ha voluto fare questo regalino. In totale ho speso un'ottantina di euro, però non so perché mi è stato fatto uno sconto di 7-8 euro, quindi ho pagato intorno ai 75 euro. Ho preso molti rossetti, molti prodotti per le labbra. Allora, l'ordine, il pacchettino era questo qui, qui dentro ci sono tutti i prodottini. Io già li ho aperti e vi ho fatto come sempre gli sboccini sul fogliettino. Era tutto imballato perfettamente, non si è rotto niente. Mi è arrivato con Bartolini. Sul sito Kiko potete scegliere se volete Bartolini o GLS. Io mi sono sempre trovata bene con Bartolini, quindi ho scelto appunto Bartolini. Era tutto imballato. Ho fatto l'ordine venerdì mattina e mi è arrivato, se non sbaglio, giovedì. Se non mi sbaglio, comunque ci ha messo circa una settimana perché ovviamente l'ho fatto venerdì, sabato e domenica non lavorano, lunedì non ho capito che cosa hanno combinato, martedì hanno preparato l'ordine e poi l'hanno spedito, in 2 giorni è arrivato. Allora, come prima cosa vi faccio vedere i 2 ombretti in crema che ho preso più l'eyeliner in gel perché sono le uniche cose per gli occhi che io ho acquistato. Allora, ho preso questo qui, lo 03 dei Cream Crush. Vi faccio vedere il colore. Questa è la confezione, il packaging, e questo è il colore. Come potete vedere già l'ho swatchato perché appunto vi ho fatto gli swatch. Il colore è questo, io ho messo sotto come sempre i numerini, è lo 03 ed è un mogano, un marroncino con qualche riflesso rossiccio, ma non un rosso proprio acceso. Poi ho preso questo che è lo 01, sempre Cream Crush. E il colore è questo qui, e lo swatch è questo, è un beige dorato, questo qui, un bel beige dorato che riflette molto la luce. E poi come ultimo ho preso il Lasting Gel Eyeliner, siccome ne ho sentito parlare molto bene da tante ragazze, ho voluto provarlo. Tutti i prodotti che vi faccio vedere sono tutti, sono, erano, adesso non so, tutti in saldo. I prezzi non me li ricordo più di tanto, comunque tipo il gel stava sui 3 euro, gli ombretti anche 3 euro se non sbaglio. Non ve lo apro perché ho altri da finire. Comunque il pack è questo. È quello nero di Kiko. Poi ho preso delle matite per le labbra. Ho preso queste matite qui per le labbra. Ne ho prese 7. Erano, se non sbaglio, ad 1,20 euro più o meno. E ho preso, allora,
703 è questo colore qui. Questo è il colore dalla punta. Il colore della matita è questo, il 703. Ed è un rossiccio, un rosso mattone. Poi ho preso la 706, che è questa qui. Colore è questo, che è un rosso. Forse questo è un rosso mattone. Quello è un rosso più scuro, questo è un rosso mattone. Io non sono brava con i colori, quindi per questo vi faccio gli swatch, così vado sul sicuro. Poi ho preso la 708, è questa qui. E lo swatch è questo ed è un viola fucsia tipo orchidea, se non mi sbaglio. Poi ho preso la 710, questo è il colore. E lo swatch è questo, un prugna molto scuro. Ah, sì, ragazze, mi ero dimenticata di dirvelo. Se sentite rumori di trapani, martelli e quant'altro, praticamente stanno facendo dei lavori a casa mia sopra e a fianco, quindi si sentono dei rumori. Purtroppo il video l'ho dovuto fare lo stesso perché se no non l'avrei fatto più, i prodotti non l'avrei utilizzati più. Poi ho preso la 711, la 711, il colore è questo. E lo swatch è questo, un marroncino prugna. Poi ho preso la 709, che è questa qui. Colore è questo. E lo swatchino è questo. È un rosso fragola. Sì, un rosso fragola. Poi ho preso la 707. Colore è questo. E lo swatchino è questo, è un arancio corallo. Poi passiamo alle altre matite. Praticamente sono delle matite rossetto. Ne ho prese 5. Praticamente queste si chiamano Smooth Temptation Lipstick. Sono delle matite rossetto, non sono delle matite secche, ma sono matite rossetto. E ho preso la 04, è questa qui. E dallo stick il colore è questo. Lo swatch è questo qui, la 04. Poi ho preso la 05. Lo swatch è questo. Poi ho preso la 06. Lo swatch è questo. Poi ho preso la 03, che è questa qui. Lo swatch è questo, la 03. E poi ho preso la 01, che è questa qui.
E lo swatch è questo. Poi ho preso della Rebel Romantic un solo rossetto perché era l'unico. Ho preso questo qui ed è il 03. Questo è il pack specchiato e tutto dorato. E questo è il colore. Lo swatch è questo, dove c'è il mio dito. Poi ho preso dei Unlimited Stilo. Ne ho presi praticamente, diciamo, tutti, si può dire. Quasi tutti. Allora, ne ho presi 8 e ho lo 008 che è questo qui. I rossettini sono questi. Questo è il pack e il colore è questo. E lo swatch è questo qui. All'inizio praticamente sono lucidi e poi si mattificano. Poi ho preso lo 006, che è questo qui. Questo è il colore. E questo è lo swatch. Poi ho preso lo 014, questo è il colore. E questo è lo swatch. Poi ho preso lo 003. Il colore è questo, lo swatch è questo. Poi ho preso lo 007, colore è questo, lo swatch è questo. Poi ho preso lo 001 ed è questo qui e il colore è questo. Poi ho preso lo 010, il colore è questo. E lo swatch è questo. Poi ho preso lo 009 e il colore è questo. Lo swatch è lo 09. E questi erano tutti gli Unlimited Stilo che io ho preso. Venivano 4,80 a prezzo pieno, se non mi sbaglio, costano 6,80. Poi ho preso come ultimi prodotti i Luscious Cream Lipstick e ne ho presi 6 e ho preso allora il 511. Il pack praticamente è questo qui. Praticamente si preme, esce sotto e si tira. Il colore è questo. E lo swatch è questo qui. Poi ho preso il 500 15 ed è questo qui e lo swatch è questo.
Poi ho preso il 510 ed è questo. Lo swatch è questo. Poi ho preso il numero 500, il colore è questo qui. Praticamente è un color carne che nemmeno si vede, eccolo qui. Lo swatch è questo. Poi ho preso il 501. Ed è questo qui. Poi l'ultimo è il 502 ed è questo qui. E lo swatch è questo. E niente ragazze, questo era il mio ordine Kiko. Mi scuso per Trapani, martelli, non so che altro, però purtroppo stiamo facendo dei lavori e non ci posso far niente. Tanto comunque ci sarebbero stati dei rumori in qualsiasi giorno perché lavorano dal lunedì al sabato. Il sabato e la domenica io lavoro, quindi non posso registrare, quindi prendetela così come viene, diciamo. Mi scuso, però purtroppo non ho potuto fare altrimenti. Perché li devo comunque utilizzare e quando finiranno i lavori sarebbero passati mesi e mesi perché questi i lavori li finiranno chissà tra quanto, quindi il video lo dovevo fare per forza. Scusatemi ancora per i rumori molesti. E niente ragazze, spero che questo mio piccolo che questo mio ordine vi sia piaciuto. Fatemi sapere se i prodottini vi sono piaciuti, se avete utilizzato alcuni di questi prodotti e come vi trovate. Se volete, consigliatemi come sempre altri prodotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!